Ciao ragazzi, bentornate. Inizio subito col dirvi che se sentite dei rumori in sottofondo è la mia bambina che gioca e si diverte, quindi non spaventatevi. Allora, in questo video vorrei farvi vedere gli acquisti che ho fatto durante questi saldi, però acquisti non relativi a prodotti di make-up, cura del corpo e cose del genere. Quindi sono tutti acquisti relativi magari a capi di abbigliamento, accessori e così via. Ecco, se fai così i giochi ti durano per un sacco di tempo, sicuramente. Ti durano di più, più li butti per terra più ti durano. Allora, iniziamo. La prima cosa che vi faccio vedere è un cappellino nero, semplicissimo, in lana, che si può anche rigirare e creare, quindi un piccolo bordino. Un cappello cuffietta che ho comprato da Sisley, c'era in diversi colori, 7-8 colori, ma lo cercavo appunto nero perché lo posso mettere con qualsiasi tipo di altro colore addosso. E è una taglia unica, costava a prezzo pieno all'incirca una decina di euro e l'ho pagato 6 euro qualcosa. Poi vi faccio vedere questo cappello color mattone, non so se in video il colore rende, è stile borsalino, ovviamente non un borsalino originale. Allora lo fai apposta, non un borsalino originale, ma ecco, riprende un po' il modello dei borsalini. È un colore arancio mattone e ha questo fiore da un lato di cuoio, finto cuoio, con un cinturino che ci gira tutto intorno. Mi piace molto, è 100% lana, a prezzo pieno costava mi sembra 40 euro e qualcosa, era già dall'anno scorso che lo tenevo d'occhio e l'ho preso a 24 euro. Mi piace veramente tanto. Poi ho preso un bracciale, sono passata da prima donna, ho preso un bracciale finto d'oro, ovviamente, che si apre in questo modo e sopra ha questo motivo, tutte queste palline, queste goccioline a rilievo verdi, e lo trovo bellissimo per la primavera. Credo che vada portato così, però mi dà un po' fastidio il polso, quindi lo giro e rimane praticamente il motivo in questo modo sul polso. Mi piace veramente tanto, l'ho preso anche se è primaverile, l'ho preso perché comunque a prezzo pieno costava 15,99 euro e l'ho pagato solo 3,99 euro. Sempre da prima donna ho preso questi, non so se riuscite a vederli, che c'erano anche sul verde. Ho preso questi orecchini qui sull'arancione, è un colore abbastanza, sembra fluo, ecco, e mi piacciono veramente tanto perché sono molto luminosi. Questi a prezzo pieno costavano all'incirca su 15 euro, li ho pagati 6 euro. Sempre da prima donna ho preso questi invece con questo color vinaccia. Ve li faccio vedere bene da vicino, vinaccia, fucsia rosa, questi c'erano anche sul verde ma purtroppo avevano già perso dei brillanti. Questi a prezzo pieno costavano 19,99, anche questi li ho presi 6 euro. Magari vi faccio vedere anche questi qua da vicino, guardate che belli che sono, luminosissimi, stupendi. Quindi questo è quello che ho preso da prima donna. Poi ho preso delle scarpe. Allora, in primis vi faccio vedere un paio di stivali neri semplicissimi, niente di che, ve li faccio vedere appunto perché li cercavo da tanto tempo, li ho già usati, quindi praticamente hanno queste due fibbie qui, no scusate, queste due fibbie qui sul lato, sono molto molto semplici, molto morbidi, arrivano al ginocchio,
E all'interno sono molto carini perché hanno questa foderina imbottita con questo motivo. Questi li ho pagati, mi sembra, una sessantina di euro. E sono molto comodi, mi ci trovo molto bene, soprattutto io con gli stivali ho un po' di problemi perché ho il collo del piede eccessivamente grande, se vogliamo metterla così, e quindi faccio fatica a trovarmi con tutti gli stivali. Devono essere morbidi e comodi, e questi lo sono. Sempre nello stesso negozio ho preso un altro paio di scarpe, anche quelli là erano dentro questa scatola. Guardate che carina com'è disegnata. E dietro così, guardate che bellina. Quindi anche la confezione è carinissima, anche gli altri erano così. E entrambi dentro hanno la borsettina per, se non volete tenere gli stivali magari nella scatola, la borsettina protettiva, ecco, mettiamola così. E ho preso qui un paio invece di stivali alla caviglia, che sono questi, di questo color marrone, e sono bellissimi perché hanno un pochettino di tacco, hanno queste fibbie e hanno la zip nella parte interna con le cuciture bianche a rilievo. Questi c'erano anche neri bellissimi, ma avendo già preso neri gli altri ho preferito prenderli di questo colore qui. E infine vi faccio vedere invece una giacca, non so se si capisce, una giacca in lana cotta presa al mercato in questo color tortora, e vi faccio vedere la particolarità del collo. L'ho presa al mercato e c'era anche grigia. Ve la faccio vedere da in piedi. Allora, ha le maniche lunghe con il risvolto in fondo, arriva un po' più giù che la vita. La particolarità è quella del collo, perché si annoda prima qua, poi si annoda qua. Quindi giù è molto semplice, mentre il collo si crea questo motivo un po' asimmetrico, e poi giù è aperta, però tiene molto caldo, protegge molto bene. E questa l'ho pagata, mi sembra, 25 euro. E nonostante sia inverno, faccia freddo, la uso sopra, magari come sono vestita oggi, che ho un vestitino leggero che è di Zara e un golf smanicato, oltretutto il vestitino, una canottiera sotto e un golfino di cotone nero. E questa trovo che vada benissimo. Quindi niente, queste sono le cose che mi sono regalate e ho acquistato nei saldi. Vi farò a breve un altro video dove invece vi farò vedere gli ultimi acquisti relativi al make up e al trattamento magari del viso e del corpo. Spero che queste cose vi siano piaciute, ci vediamo presto. Ciao ragazze, ciao!